Buon pomeriggio a tutti i tifosi collegati, siamo in compagnia di Ilias Koutsoupias, uno dei volti nuovi di questo Bari, la prima da titolare a Terni, andiamo a conoscerlo meglio, prego parola a Michele Carofiglio, Telebari. Ciao Ilias, chiaramente tu sei reduce da... Eri reduce da una stagione poco esaltante a Benevento che si è conclusa con una retrocessione. Diciamo così, in estate ti eri messo anche un po' sul mercato. Cosa ti ha spinto alla fine ad accettare Bari? Buonasera a tutti intanto. Vabbè, io sicuramente per me venire a Bari è un orgoglio, quindi anche rispetto alla scelta che avevo non era da valutare venire a Bari o andare altrove, perché è una società importante, una piazza importantissima e dove ha obiettivi importanti, e per me diciamo che era abbastanza facile scegliere il Bari. Prego Franco Cirici, Gazzetta dello Sport. Senti Ilias, hai una bella faccia, di quelle che proprio ti ispirano fiducia, perché sei sorridente e non sempre succede questo. Mi auguro che sia anche un fatto caratteriale, eh? Non è soltanto da conferenza stampa. La prima cosa che ho visto, ne parlavo anche col direttore, è che tu sei un giovane già esperto, perché nel tuo curriculum per 3 anni hai già fatto la Serie B, mi pare una 60 di presenze complessivamente, quindi comunque la categoria, nonostante abbia 22 anni soltanto, la conosci bene. Quello che devi imparare a fare però è vincerla, perché finora non ti è andata benissimo, insomma. Allora credo che sia venuto in una piazza che ti chiede solo di vincere. Sì, ma infatti, come dicevo anche prima, il fatto di scegliere il Bari è stato proprio anche per questo, e mi fa piacere venire in una squadra, in una piazza che ha ambizione di vincerla, come ce l'ho anch'io, l'ambizione sì, il campionato l'ho fatto 3 stagioni di fila, diciamo che non mi sono mai avvicinato a vincerla, e quindi quest'anno spero, come speriamo tutti noi, di riuscirci e di arrivare il più in alto possibile. Il fatto di venire a Bari mi dà questa possibilità. Ce la metterò tutta, come ce la metteremo tutta la squadra. Luca Guerra. Sì, salve Koutsoupias. Le chiedo anche se c'è voglia di riscattare la scorsa stagione, che è stata sfortunata, inferiore alle attese dal punto di vista di squadra, immagino anche dal punto di vista personale, e le chiedo anche un po' di presentarsi come caratteristiche tecniche in campo. Grazie. Sì, sicuramente c'è molta voglia di riscatto dopo l'anno scorso, sia personale, è andata la squadra, io personalmente, comunque non ho fatto come avrei voluto fare, e c'è una gran voglia di riscatto. Quindi sono venuto anche con ancora più ambizioni, più voglia di fare il meglio possibile. Le mie caratteristiche tecniche sono comunque centrocampista, mi reputo una mezzala, offensiva, dove posso fare tutte e due le fasi, box to box potrei dire, e mi piace inserirmi in avanti, inserimenti da dietro, è quello, diciamo, il mio gioco. Prego Paolo Uscito. Sì, salve Ilias. Volevo chiederle come sono andate queste prime 2 partite, credo siano 2 in realtà quelle da titolare che ha giocato in questo avvio di stagione, come è andato anche l'impatto con lo spogliatoio e insomma la sensazione anche di vivere un ambiente come quello di Bari, incontrando calciatori che insomma qualitativamente, soprattutto a centrocampo, insomma, hanno sicuramente tanto da dare. No, intanto i miei compagni veramente mi hanno accolto benissimo fin dal primo giorno, quindi è stato abbastanza facile l'ambientamento. E poi per quanto riguarda il campo, anche, cioè, io sono venuto qua in una squadra che ha già lavorato, in tanti hanno già lavorato con il mister c'era qua da un po', quindi diciamo che forse è anche più facile quando vieni in una situazione dove già tanti compagni sanno quello che devono fare, ed era anche più facile per me ambientarmi e capire il mio ruolo, il mio lavoro in campo. La sensazione anche dal campo è quella che uno aiuta l'altro,
squadra veramente compatta che vogliamo tutti fare bene e arrivare a obiettivi importanti, e si vede anche in campo, cioè la mia sensazione dal campo era quella. Prego Marco Iusco. Allora, ti chiedo due cose: una, se sapevi di essere il settimo giocatore della nazionale della Grecia a Bari, insomma, se il settimo giocatore, se sai di altri giocatori che hanno preceduto, insomma, con altre esperienze qui a Bari, e poi se nell'ultimo giorno di calciomercato avevi sentito a Campora, se magari ti aveva chiesto qualche consiglio, insomma, dato che sei arrivato prima, insomma, dato che penso e presumo ci hai giocato lo scorso anno. Non lo sapevo che sono il settimo giocatore, sapevo che qualcuno c'è stato qua a Greco, ma il settimo, dico la verità, no. E sì, Gennaro l'ho sentito, in realtà cioè, un po' lui mi ha chiesto, un po' io gli ho parlato bene, lui era contentissimo di venire qua, però sì, l'ho sentito, lo sentivo soprattutto l'ultimo giorno di mercato che stava per venire qua, ci siamo sentiti spesso. Prego Ragnini. Sì, salve Kutsupias, mi ricollego alla domanda del collega Iusco per chiederle sempre su Acampora, dato che appunto avete giocato insieme lo scorso anno. Lei prima ha detto che non è stata un'annata facile, immagino lo sia stata anche per il suo compagno di reparto. Quest'anno invece siete le due mezze ali, tra le due mezze ali del Bari. Come si riparte in una squadra che ha ambizioni così alte rispetto a quelle che poi è stato l'epilogo l'anno scorso col Benevento, quindi la retrocessione? Ma abbiamo tutte e due voglie di riscatto, come ho detto anche prima, e conoscendo benissimo Gennaro lo so che anche per lui è così. Poi si tratta di un giocatore forte che ha voglia di lavorare, che si mette a disposizione della squadra, quindi... ripeto, gran voglia di riscatto da parte di tutte e due, e siccome mi sta chiedendo anche di Gennaro, secondo me ci può dare veramente una grossissima mano, un giocatore veramente forte. Buongiorno Elias e benvenuto. Parlando di Grecia, visto che ne parlavamo prima, appunto, non so se lei è nel giro della nazionale Under 21, però qual è, ecco, l'obiettivo personale? C'è voglia da parte sua, desiderio, immagino di sì, di rappresentare la propria nazionale? Quanto effettivamente poi crede che lavorando questa chiamata possa arrivare? Ma sicuramente è un obiettivo personale che ho, è arrivare in nazionale maggiore. La speranza è quella che... partendo da qua e facendo bene sia io personalmente che la squadra, che è la cosa più importante, mi possa portare eventualmente a una chiamata dalla nazionale greca. Diciamo che un mio obiettivo e forse, non forse, anche un mio sogno da quando sono piccolo, arrivare in nazionale maggiore, come penso sia per tutti. Sì, io non aspetto altro, per me sarebbe un onore indossare la maglia della nazionale greca. Prego Davide Lattanzi. Sì, Elias, volevo chiedere a che punto si sente sul piano fisico, perché nelle due partite che abbiamo visto ha avuto delle partenze molto convincenti, poi un po' come tutta la squadra alla lunga magari ha accusato un po' di fatica, l'ultima poi l'ha anche giocata per intero, e anche a livello di gioco quanto si sente inserito in questo contesto, perché l'impressione è che con le sue qualità possa essere ancora più presente nella manovra del Bari. Ma intanto fisicamente, siccome sono arrivato un po' dopo, forse mi serve, infatti questa sosta forse arriva anche al momento migliore, ma non solo per me ma per tutti quanti, che siamo arrivati tanti nuovi, per capire anche le richieste del mister e lavorare fisicamente. Io sì, il primo tempo, la prima partita col Cittadella soprattutto mi sono calato tanto fisicamente, perché era una partita in terra che non giocavo dal maggio scorso, e parlavo anche col mister, forse mi devo gestire un po' di più, perché sono partito forse un po' troppo forte il primo tempo col Cittadella e poi sono rimasto senza energie il secondo tempo. Ma secondo me la partita con la Ternana stavo anche meglio dal punto di vista, il secondo tempo sono riuscito a fare tutta la partita, a reggere di più, quindi piano piano lavorando qua secondo me posso, sicuramente c'è da migliorare fisicamente, ma la sosta aiuterà tanto e penso che mi farò trovare pronto io come tutti gli altri dopo la sosta. Ilias, se il mister ti ha messo subito pronti via, vuol dire che ha
una grande fiducia, che tu non sei al top. Se ti ha messo subito e ti ha fatto subito giocare Cittadella e Ternana, vuol dire che adesso tocca a te sfruttarla in pieno questa fiducia, perché lui te l'ha data subito. Io volevo chiederti innanzitutto dove ti esprimi meglio, se a destra o a sinistra, perché forse puoi giocare da tutte e due le parti, non lo so, però credo dove ti esprimi meglio. La seconda cosa, questo Bari, tu che conosci la Serie B, noi vogliamo scoprirlo tutti, siamo tutti in attesa di scoprirlo perché non ha ancora scoperto le sue carte. Secondo te è una squadra che può diciamo rispecchiare le tue ambizioni, visto che hai parlato di ambizioni dall'inizio? Ma intanto, soprattutto dopo la scorsa stagione, non ero scontato che il mister mi desse subito l'opportunità di giocare dall'inizio, quindi lo ringrazio e sicuramente cercherò di ripagare la fiducia sia della società che del mister che di tutti quanti. E su questo posso dire che ce la metterò tutta, perché veramente, come ho detto, non era scontato, anzi. Poi per quanto riguarda il Bari, l'ambizione, quello che mi può dare, come ho detto prima, si tratta di una grande squadra, una grande piazza che ha ambizioni altissime, che l'anno scorso è arrivato a un passo dalla Serie A, quindi per me forse non potevo trovare di meglio. Ma un altro Bari questo qui non è perché è arrivato a un passo dalla Serie A, perciò ti chiedevo che cosa secondo te dall'interno stai percependo. Dall'interno sto percependo che è una squadra che, ripeto, uno aiuta l'altro, squadra forte, perché la squadra è forte sulla carta, ma anche in campo secondo me è una squadra forte che, ripeto, lavorando tutti insieme come stiamo facendo, seguendo quello che ci chiede il mister, possiamo arrivare a traguardi importanti. E questa è la mia sensazione, che veramente... squadra che può fare bene, può arrivare a fare grandi cose. Cuzzupias è anche un Bari che cerca nuovi gol, perché l'attacco dello scorso anno non esiste praticamente più, eccezione fatta per Moracchioli. Era la squadra che aveva segnato col secondo miglior attacco del campionato, ne ha persi più o meno 48-49 di quei gol. Le chiedo, questo responsabilizza molto anche voi centrocampisti, perché l'impostazione di quest'anno vede due prime punte, una serie di trequartisti e tante mezziali che dovranno contribuire dal punto di vista dei gol. Lei sin qui a quota 5 reti in 66 partite in Serie B, è un altro aspetto sul quale vuole crescere, ho visto che prova spesso a calciare da lontano anche in queste prime due partite. L'altra domanda invece è una curiosità su Gattuso, perché leggevo un po' che ha avuto degli incroci con Gattuso in avvio di carriera con l'Ofi Creta, ma lei era un under 15 praticamente. No, allora, per quanto riguarda i gol, a parte che abbiamo attaccanti veramente validi che la categoria l'hanno fatta anche bene, hanno segnato tanto, quindi non c'è preoccupazione secondo me. Poi ovvio che, a parte i gol che devono arrivare dai centrocampisti, da un po', non solo dai centrocampisti, gli attaccanti, è un lavoro che deve fare tutta la squadra, perché magari il gol da centrocampista si può e deve assolutamente arrivare, ma anche gli attaccanti devono essere in condizione di ricevere le palle giuste per poter segnare, quindi è un lavoro che deve partire da dietro, da tutti quanti, da tutta la squadra. Non sono preoccupato assolutamente, come, cioè, secondo me, ripeto, vedendo la squadra e i giocatori che abbiamo, i gol arriveranno e ne sono convinto. Poi per quanto riguarda Gattuso, sì, cioè, nel senso, quando lui allenava l'Ofi Creta, io ero un ragazzino, avevo 12-13 anni, non mi ricordo neanche, e qualche volta veniva a vedere gli allenamenti, io andavo su in prima squadra a vedere gli allenamenti, era questo il mio approccio con lui, però non ho mai avuto a che fare con lui, non mi ha mai allenato qualcosa di simile. Ilias, sul ruolo, quindi prima il collega le chiedeva anche dove preferisce giocare a centrocampo, no? Tenendo anche presente, insomma, la grande duttilità che ha mostrato finora in carriera, e se c'è un modello, no, al quale si ispira, spesso vengono fatte queste domande in conferenza stampa, in sede di presentazione, se c'è un giocatore nel suo ruolo che rappresenta un po' qualcuno a cui ispirarsi particolarmente. Io mi trovo bene sia a destra che a sinistra, poi deciderà il mister dove mi farà e se mi farà giocare, quindi per me è indifferente destra o sinistra. No, un modello, un giocatore in particolare
No, non mi viene qualcuno in mente in questo momento. No, non mi viene qualcuno veramente. Sì. Se non ci sono altre domande, liberiamo Elias. Un attimo, prego, Claudio Mele, in chiusura. L'ultima sulla trattativa, no? Sappiamo che l'è venuta in prestito Secco perché il Benevento, ecco, non voleva perderla, diciamolo così. Quanto influisce, ecco, nella testa del giocatore questo tipo di formula, nel senso sapere che a fine anno comunque va, la tornerà alla casa madre? No, non, assolutamente non influisce, anche perché io sono venuto qua per dare una mano alla squadra, per poter fare meglio io personalmente, quindi sinceramente non ci penso nemmeno. Finirà l'anno e poi vedremo quando sarà il momento. Perfetto, ringraziamo Elias, lo lasciamo lavorare. Grazie. Questa settimana c'è la pausa, quindi non fa gol. Come? Non fa gol.